Avete dei metri di storia che vi fate. Evviva! È iniziata la settimana di Fossombrone all'interno del grande progetto 50x50 Capitalia al quadrato di Pesaro 2024. Lunedì oltre 30 sindaci della provincia e il prefetto Emanuela Saveria Greco hanno partecipato alla cerimonia inaugurale di questa settimana dedicata al Rinascimento. Non posso mancare perché il prefetto deve essere vicino dal mio punto di vista a tutte le collettività, per cui oggi siamo a Fossombrone, poi andremo anche negli altri paesi e siamo vicini al sindaco e vicini ai cittadini di Fossombrone. Festeggiamo con loro, diamo l'inizio a questa settimana che spero sia fantastica. Il programma dal titolo Trionfo del Carnevale, le origini della cultura forsembronese, propone una ricca serie di attività attorno ad una manifestazione storica. Ogni anno, nel secondo fine settimana di maggio, Fossombrone si tuffa nel Rinascimento con una grande e prestigiosa festa. Fino al 12 maggio la città sarà custode di convegni tematici, mostre, incontri con le scuole e visite guidate. Oltre 1000 figuranti in abiti rinascimentali animeranno le vie e quartieri addobbati a tema con gli storici stemmi di borghi, ville e castelli d'epoca. Evento finale domenica con la famosa Corsa dei Cavalli, nella quale ogni contrada rappresentata dal suo cavaliere punta al Palio del Cardinale. In occasione di Pesaro 2024, grazie a numerose collaborazioni, la manifestazione si estende all'intera settimana con un calendario ricco di eventi. Una serie di appuntamenti che raccontano le diverse sfaccettature all'origine di questa rievocazione e immergono l'intera città in un'atmosfera di cultura, spettacolo, buon cibo e tanto divertimento.